Dove hai nascosto l'arma del delitto? E così non me lo vuoi dire, eh? Mi hanno detto che ti infili cose su per il culo. Voglio che mi fai un elenco dettagliato di tutto quello che ti infili nell'ano. Subito. And I need to watch things die from a good safe distance. Hey boy! Hey boy! Hey! Hey boys! Ciao miei cari putridi spettatori, questo è Electric. Oggi vedremo come ho fatto il banner di Ecco, Dateco è un ragazzo che vive nell'estremo nord della Russia, accampato in una tenda, con al suo comando un branco di lupi. Non lo sapevate? Beh, probabilmente perché lui non ha fatto un video. 10 cose che non sai di me. E chi lo farebbe, dico io? Così stupido. Beh, sicuramente io. Nel senso, non lo chiamerei mai un video 10 cose che non sai di me. Quindi semplicemente parliamone. Cosa voi non sapete di me? Beh, voi non sapete tante cose. Troppe cose. Una cosa che probabilmente non sapete è che vado fiero del fatto che dicendo soltanto stupidaggini e stronzate grandi quanto una casa davanti a una telecamera sono riuscito ad accumulare un po' di gente ad ascoltare e guardare queste stupidaggini. Ma adesso passiamo alle cose serie, ok? Una cosa che probabilmente non sapete di me, nel frattempo magari faccio vedere qualcosa del disegno che si sta creando, ma non voglio parlare di tecnicismi in questo video perché un po' posso capire che sia una gran rottura di scatole. Ho fatto lo schizzo così, ho messo questo colà, ho fatto l'inchiostrazione in questo modo, poi ho preso un cocomero, me lo sono infilato nel sedere e da quel momento mi chiamavano il traforo del Monte Peo. No, lo so che può essere un po' una palla, e questo canale non vuole essere una palla, al massimo vuole essere un cubo. Ehi! Beh, una cosa che non sapete di me è che io ho un cane, no? O forse questo lo sapete, l'avrete visto su Instagram, è un bellissimo husky. Una testa di cazzo in realtà. Una lurida bestia di Satana che non ascolta neanche se lo prendi a cazzotti dalla mattina alla sera. E credimi, o credetemi, io ho combattuto con quel cane. E quando lo sgridavo quel cane, lui mi guardava negli occhi e pisciava lì dov'era. Anche sul mio letto, andava fin sul mio letto, mi guardava. Ah, tu non vuoi che faccio questa cosa? Allora io ti piscio sul letto, guarda un po'. E io sapete come rispondevo? E allora io ti picchio sangue, vedi un po'. E facevamo a botte io e il mio cane, ok? Non sono, non maltratto gli animali io, ok? Però l'husky ha una gerarchia nella sua testa. E se tu non ti dimostri un capobranco valido, non lo domini, beh, lui dominerà te, farà quel che cazzo gli pare. Beh, la cosa che non sapete, e che probabilmente non ve ne frega una gran minchia, ma la voglio dire uguale per riempire questo video di un dialogo interessante, è che quel cane l'ho comprato a 17 anni, ma che sto a dire, già avevo la macchina, a 18 anni, con i primi soldi che sono riuscito a fare da solo. E la cosa simpatica è che quei primi soldi erano inerenti al disegno. Ho fatto disegni. Già a 18 anni ho preso un po' di soldini, sono andato in vacanza in Val d'Aosta e sono tornato con un cane. I miei genitori ovviamente mi volevano uccidere per questo, ma sono riuscito ad evitare una fine così atroce. Per fortuna, direi. Ora quel cane, nonostante sia una gran testa di cazzo, è amato da tutta la famiglia. Uiii! Volete sentire un'altra cosa che non sapete di me? No? Ve la dico lo stesso. Ogni novembre, da 3-4 anni, io non mi raso la barba. Ogni fottuto novembre. Perché, direte voi, è matto questo qua? E io potrò anche rispondere, beh sì, avete ragione, non mi ritengo una persona sana. Ma questo è il bello, giusto? Su internet, soprattutto l'internet estero, gira l'hashtag No Shave November, ok? Mi stanno per cadere gli occhiali, mi stanno per cadere, se parlo ancora mi cadono. No, rimangono lì. Eccoli là. Il No Shave November significa semplicemente che non ti rasi a novembre e vedi quanto lunga viene la tua barba. Se siete curiosi vi invito a cercare l'hashtag No Shave November. E così, visto che siamo novembre, sto facendo crescere la mia barba. L'ultima volta che ho fatto crescere la mia barba su questo canale, ho ricevuto numerosi commenti che dicevano: ah, ma perché ti sei fatto crescere la barba? Così sembri un vecchio, ti dà 10-20 anni di più. Beh, se avete commenti a riguardo potete scrivere alla mail col cacchio che vi rispondo @gmail.com, oppure alla mia seconda mail lavorativa, me ne sbaglio
sbatto altamente le palle di quello che pensi @gmail.com. Grazie. Quindi sì, la mia barba è in corso di crescita e poi a fine novembre documenteremo il valore di crescita. Il mio No Shave November spesso diventa un No Shave November, December, January, February, ok? Nel senso che dura più di un mese, perché poi mi innamoro della mia barba folta invernale e finisce che non me la raso più. Quindi abituatevi. A meno che io non abbia incontri importanti di lavoro, non me la raserò. Cosa che è un po' difficile di questo periodo. Cacchio. Passiamo a un altro punto. La mia prima sbornia. Ok, questo è un tocco tragicomico come storia in realtà. La prima volta che mi sono ubriacato, ho rischiato il coma etilico. Esilarante, direte voi. Beh, semplicemente è successo che ero piccolo e stupido e con gli amici che volevamo provare questa esperienza che prima o poi, penso, tutti provano in un modo o nell'altro, tranne qualcuno che magari sente l'alcol, sente il sapore dell'alcol troppo amaro e non lo beve affatto, ma questo è un caso. Beh, nel mio caso, dopo una festa di paese, abbiamo scoperto dove mettevano le botti di vino, quelli del paesino. Siamo andati là, ma il problema è che quelle botti, per conservarle, ci mettono l'aceto e siccome era la parte di fine botte, quella che ho bevuto io, e sto parlando di 3-4 bicchieri di numero, non pensate che mi sono scolato una botte, niente di esagerato. Beh, mi sono intossicato. Whee! Fantastico, direte voi. Beh, i miei genitori non la pensavano così. Non si sono divertiti moltissimo. Però è un aneddoto che i miei amici si divertono anche fin troppo a raccontare, quindi ho detto, sai che lo racconto qui. Perché? Perché devo riempire questo video di audio. Si salve. Penso che questa storia è finita qua. Passiamo a un'altra storia. A quanti minuti siamo arrivati? Secondo me potrebbero essere sufficienti, ma già che ci sono, un'altra la posso anche raccontare, direi. Io non so se questa sia molto interessante, però visto che siamo in ambito di YouTube, molti si possono anche chiedere come ho conosciuto la gente con cui lavoro, tipo i mates. In realtà io la trovo una storia simpatica, perché all'epoca, nei miei primi anni di università, quando cercavo di sopravvivere tra lavoro, università e cercando anche di disegnare ogni tanto, visto che era un piccolo sogno nel cassetto, che ora si sta realizzando, sembra, ho avuto modo di conoscere Charlie Moon. Charlie Moon all'epoca aveva 3.000 iscritti, la ragazza. Una piccola, ingenua, pucciosissima Charlie Moon, che piano piano mi ha introdotto nel conoscere altri piccoli youtubers come lei, tra cui Giuseppe Greco alias Vegas, che all'epoca aveva 7.000 iscritti, pensate, stiamo parlando, cioè adesso ha più di 1 milione, signori, cioè è una roba che neanche io riesco a realizzarla. Abbiamo iniziato a collaborare e io gli facevo i disegni, poi ho iniziato a farli a Stefano, poi ho iniziato a farli a Surri. Su questo canale ci sono grafiche vecchie di una vita, quando ai tempi Anima aveva 70.000 iscritti. Mi ricordo la prima grafica che ho fatto Anima aveva 70.000 iscritti, per dire. Quindi è stato un continuo crescere e la cosa che ho sempre apprezzato è che Giuseppe mi ha tenuto sempre d'occhio nel mio percorso universitario, eccetera, perché per quanto volevo concentrarmi su YouTube finiva che il canale stava in pausa per 3-4 mesi, per quello il mio canale è ipoteticamente e tecnicamente vecchio, ma in realtà si può dire che sono attivo solo da un anno, quando ho iniziato a fare il lavoro che mi piace e quindi a condividerlo su questa piattaforma. Tenendomi sempre d'occhio, a un certo punto abbiamo iniziato a fare i disegni del milione, io ho iniziato a prendere seriamente il lavoro del disegnatore, nonostante stavo facendo anche altri lavori, sai, per sopravvivere, che a tutti piace sopravvivere, penso. Non ho mai conosciuto una persona a cui non piaccia sopravvivere. Io, sai, sono un appassionato del non morire di fame. Ma prendendo seriamente questa faccenda, il migliorarmi nel disegno, mi ha portato poi a fare il libro dei mates e tutto quello che cazzo sapete che c'è sul canale. E se non lo sapete, beh, scelta vostra, a me non cambia. Nonostante io sembri sempre una testa di cazzo davanti alla telecamera, voglio chiudere questo video con una nota positiva. Adoro il fatto che ci siano persone che stiano davanti a questo schermo vedendo un idiota che dice tante stupidaggini, così come adoro il fatto di vedere che posso influenzarvi ogni giorno, a voi aspiranti disegnatori o semplicemente persone con speranze. Beh, sappiate, il mondo là fuori è crudele e la vita si diverte molto a distruggere le vostre speranze, a guardarvi dall'alto in basso e riderci sopra. Se esiste un dio lassù, vi guarda dall'alto in basso e si fa grasse risate mentre vi succede il peggio. Quindi sta solo a voi farvi il culo, questo è il mio consiglio. E chiudo così questo video con questa perla di saggezza assurda. Wow, non me l'aspettavo, signori! Electric Peo, in the house! Mi raccomando, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se questo video vi è piaciuto, lo avete minimamente apprezzato o se mi volete anche soltanto un pizzico di bene, sappiate che io vi adoro e basta. E la chiudo qua. Questo era Electric.